Barker, nato nel 1806 in Inghilterra, è considerato il padre della moderna trasmissione dell'organo, perché superò il confine dell'antico sistema trasmissivo. Barker si pose il problema nei primi anni dell'Ottocento, ponendosi la seguente domanda. Come ridurre l'eccessiva durezza di tastiere a trasmissione meccanica su strumenti di una certa grandezza, accoppiando magari più manuali e con forti pressioni? Infatti, a volte ci volevano degli sforzi erculei per abbassare i tasti. La nuova fonte di energia fu l'aria compressa. Tra il 1832 e il 35 concretizzò la scoperta della leva, seme prolifico di nuove invenzioni legate al nostro strumento. Da questa invenzione nacquero, ad esempio, l'organo meccanico-pneumatico, la trasmissione tubolare, le combinazioni libere. Questo artificio prese il nome dall'inventore, anche se una leva simile è stata sviluppata da David Hamilton nel 1835. Infatti si è dibattuto se Barker ne avesse rubato l'idea. Con l'applicazione della leva Barker viene sfruttata la pressione del vento dell'organo per gonfiare piccoli mantici per superare la resistenza dei ventilabri dei sommieri. Questa leva consentiva lo sviluppo di strumenti di maggiori dimensioni che rispondevano meglio al tocco dell'organista. Gli organi più grandi dotati di questo importante accorgimento nacquero dapprima in Francia, come ad esempio l'organo costruito da Cavaillé-Coll a Saint-Denis di Parigi, che accolse per primo l'innovazione. La prima applicazione in Italia si ebbe nel 1857 all'organo del Duomo di Orvieto da parte degli organari Landucci di Viareggio. Con tale sistema ad ogni tasto corrisponde una leva, e il dito non comanda più direttamente il ventilabro. Lo sforzo è fatto quindi dalla leva, sacrificando almeno in parte la sensibilità del tocco.